Io qui lavoro qui un centinaio di quaderni che ho cominciato a scrivere da quando ero parroco a Sasso Maggiore. Ecco. Cosa sono qua? Qui parlavo a me stesso, no? Cioè mi scrivevo, mi dicevo le cose che penso mi avrebbero fatto il bene rileggerle poi, perché pensavo, adesso ho 40, 35, 36 anni, la mente è ancora sgombra, ma quando ne avrò 60, 70, non pensavo ad arrivare a 94. Che cosa? Allora, ecco perché io intanto mi riprendo i miei quaderni, mi rileggo, me li ridico, me li risento. Perché loro un'altra cosa, ti accorgi allora che è ancora viva l'anima. Viva l'anima, non puoi più correre, devi fare attenzione, intanto fermate a respirare, ma questo non conta niente, no? Che le gambe, anche se sono ancora tranquillo, ancora, però che le gambe fatichino un po', che gli occhi ogni tanto un po' di disturbo, che l'orecchio anche qualche volta non risponda come si deve. Cosa importa? Quel che importa è che è l'intimo. Perché poi viene il momento, la vecchiaia è un momento splendido, la vecchiaia. Ma la vecchiaia viva di ricordi, la vecchiaia. La vecchiaia poi è il momento del gran silenzio interiore. Ecco perché spesso il nonno può essere il gran maestro del ragazzo che viene su, perché il nonno è in grado di fare che cosa? Di fare, vediamo se mi viene un esempio, un'immagine. L'immagine è proprio quella di quando la donna fa, per fare il pane, che cosa fa? Prende, cos'è, diciamo, la creticola e comincia a setacciare, il setaccio. Che ti fa venire la cosa pulita. E a questo proprio mi viene in mente un'immagine, un ricordo che per le nostre case, perché le nostre mamme mica andavano a comprare, direi tutto già fatto, facevano tutto. Allora i setacci erano la cosa più bella. Ricordo che un anno mia mamma fece rifare lo sfondo di tutti i setacci, perché c'era quella della medica, quella del frumento, quella insomma, di varie gradazioni. Arrivai a casa, avevo 18 anni, mi dice: "Guarda, Silvio, guarda, abbiamo qui tutti i nostri bei setacci." Si incantava perché poi dice: "Se potessimo un po' rimetterci su." Allora io dico: "Ecco un po', la coscienza è un po' quel setaccio, la sua coscienza." Un ragazzo che è abituato a guardare le cose, non appena ci guadagno ci perdo. Ma di un momento, è giusto o non è giusto? Per la mia coscienza è una cosa positiva, una cosa negativa, negativa. Vivere in grazia di Dio, non vivere in grazia di Dio. Queste cose daranno gioia al Signore o mi daranno dispiacere al Signore? Questo è quello che chiamano il santo timore di Dio, tutta questa cosa qui. È una sapienza, ma del di dentro, nell'intimo. Dopodiché allora, cosa accade? Che quando un ragazzo è abituato alla coscienza, a custodire la sua coscienza, allora gli vengono delle idee, dei desideri straordinari, allora, dei desideri straordinari. E che l'adolescente non è soltanto uno che vuole avere più soldi per comprare di più. L'adolescente, quando è cresciuto è abituato a gustare il bene, è uno che si chiede cosa posso fare di bene, cosa posso fare di bene, cosa posso fare di bene. Il momento più decisivo della vita è proprio questo. E allora salta fuori il grande tema della vocazione. La vocazione. Perché un ragazzo deve accorgersi che a un certo momento e deve chiedersi che cosa sono destinato io, che cosa sono destinato, che non è appena il mestiere, no? Ma soprattutto è. Qual è la posizione che devo prendere nella vita, insomma? Nella vita, cioè, il ragazzo trova degli amici che sono impegnati a fare delle cose straordinarie di bene, degli altri disgraziati che ne combinano delle cose spaventose, no? Sono ragazzi, è la notizia di questi giorni, no? Notizia di questi giorni. Quei maschietti che hanno ucciso quella ragazza. Evidentemente la coscienza non l'avevano più, non l'avevano più. Allora erano dominati soltanto dagli istinti, la coscienza l'avevano già rovinata, insomma, per cui non hanno capito il male che hanno fatto, l'hanno capito magari dopo, ma neanche dopo, tanto che hanno fatto tutto per seppellire. Queste cose spaventose che noi aspettiamo sono
un avvertimento, vuol dire allora che nei nostri ragazzi viene meno la coscienza, si sporca la coscienza, si sporca la coscienza.